Buonasera. Con questo intervento diamo inizio alla sezione bizantina dei lavori su Dante e la Grecità. E lo facciamo nel segno dei protagonisti del mosaico di Santa Sofia a Costantinopoli, che è stato visualizzato in apertura e sul quale adesso rientriamo. Grazie. Il mosaico fu realizzato intorno all'anno 1000 e rappresenta Maria Theotokos, madre di Dio, con il figlio sulle ginocchia. Ai due lati abbiamo i due grandi imperatori di Bisanzio, Costantino, il primo imperatore cristiano, che offre un modello della città che da lui prende il nome, Costantinopoli. Dall'altro lato della figura sacra abbiamo Giustiniano, che offre un modello della Basilica di Santa Sofia, da lui notoriamente commissionata. Superfluo dire che questa scena non ha niente di concreto, non ha niente di storico. Giustiniano visse nel VI secolo, 2 secoli dopo Costantino, e Dante quasi 8 secoli dopo Giustiniano, e non visitò mai Costantinopoli. Il contesto rappresentato dal mosaico è uno spazio idealizzato, uno spazio astratto che indica la superiorità della maestà celeste rispetto anche al più elevato potere terreno, quello degli imperatori, i maggiori tra loro. E uno spazio astratto, idealizzato, è quello in cui Dante considerò figura e opera di Costantino e di Giustiniano, i due imperatori di Bisanzio sui quali più spesso si diffonde, che saranno variamente considerati nelle relazioni in cui è articolato questo panel dedicato al rapporto tra Dante e Bisanzio. In particolare, il professore Giorgio Vespignani dell'Università di Bologna considererà in prospettiva storica l'atteggiamento di Dante verso l'impero romano orientale, anche alla luce della ricostituzione di un ideale imperiale in Occidente al tempo di Carlo Magno, secoli prima. Ricostituzione che a occhi bizantini apparve sempre una indebita usurpazione del titolo imperiale, ma che a Dante, anche per il dispositivo della cosiddetta donazione di Costantino, all'epoca Lorenzo Valla non era ancora nato, a Dante quella sembrava una vera e propria translatio imperii. La relazione della professoressa Edi Minguzzi dell'Università di Milano sarà invece centrata su Giustiniano, la figura santa nascosta e chiusa dentro al suo raggio, come ce la presenta il quinto canto del Paradiso, prima che l'intero sesto canto sia occupato dal famoso discorso di Giustiniano sull'impero cristiano e sulla politica dell'epoca dantesca. In modo particolare, Edi Minguzzi verrà a considerare il discorso culturale sulla tradizione ermetica, neoplatonica ed alchemica, perché Giustiniano viene collocato da Dante nel cielo di Mercurio e interpretato come l'essenza stessa della codificazione. Lo testimonia l'opera gigantesca da lui voluta, il Corpus Iuris Civilis, ben noto a Dante, sintesi del diritto romano realizzata a Costantinopoli in un irripetibile periodo della storia. A Ravenna, nei suoi ultimi anni, Dante poté osservare l'immagine terrena di Giustiniano, soprattutto grazie al famoso pannello musivo della Basilica di San Vitale. La sensibilità di Dante nei confronti dell'arte visiva è ben nota e di recente la professoressa Laura Pasquini dell'Università di Bologna l'ha attentamente investigata in un bel libro, Pigliare occhi per aver la mente. È logico dunque che tocchi a lei l'esplorazione del formidabile repertorio offerto dall'arte tardo-antica di chiese, basiliche di Ravenna come possibili riferimenti e matrici di immagini poetiche dantesche, con particolare riferimento al paradiso e con il corredo di una ricca documentazione visiva. Sono dunque molteplici gli elementi di interesse culturale, qui è opportuno anteporre una riflessione di carattere generale, rifacendoci ancora una volta al carattere astratto
perfetto, idealizzato del mosaico che abbiamo proposto in apertura. E diciamolo subito, gli interessi di Dante per Bisanzio procedono per accenti staccati, fortemente legati a singoli momenti e personaggi, le figure di Costantino e di Giustiniano, la fondazione di Costantinopoli, la redazione del Corpus Iuris Civilis, il rapporto di entrambi gli imperatori con la Chiesa. Ma questi interessi di Dante per Bisanzio non costituiscono un discorso unitario, non si organizzano in un tema concettuale compiuto. Perché? Per varie ragioni. Innanzitutto un discorso culturale autonomo su Bisanzio, intesa nella sua irripetibile specificità, era ancora ben lontano nello spazio e nel tempo. Si sarebbe creato solo secoli dopo Dante. Inoltre, a parte le scelte personali di Dante, le sue idiosincrasie, i suoi interessi espressivi, c'è il fatto che il dossier conoscitivo a sua disposizione su Bisanzio era piuttosto limitato. Dante e la cultura del suo tempo non avevano conoscenza della lingua greca e la Bisanzio che risultava da questa mancanza era una Bisanzio abbastanza amputata, era una Bisanzio essenzialmente tardo-antica, di matrice ancora latina, lo vediamo con il riferimento a Costantino e a Giustiniano. Era una parte per il tutto, insomma, e ciò non rende giustizia a quella sintesi storica, complessa che fu Bisanzio, sintesi di elementi romani per l'organizzazione statale, ellenici, greci, dal punto di vista culturale, cristiani, in termini religiosi, radicati, o meglio, per dirla con lui, incardinati in Costantinopoli, l'unica metropoli del Medioevo cristiano. Ciò non di meno, e nonostante tutto, resta che Bisanzio e Dante convissero su questa terra. E come se convissero? Il poeta nacque nel 1265 e solo 4 anni prima, nel 1261, Bisanzio era in qualche modo rinata. Infatti in quell'anno l'impero bizantino in esilio di Nicea, grazie a un episodio bellico piuttosto fortuito, aveva riconquistato la sua capitale storica, Costantinopoli, ponendo fine alla breve e ingloriosa esperienza del cosiddetto impero latino, nato a seguito della deprecabile e rovinosa quarta crociata del 1204. Gli anni della giovinezza di Dante coincidono in qualche modo con l'ultima grande stagione politica bizantina in ambito mediterraneo, quando l'imperatore Michele VIII fu in dialogo costante con i grandi personaggi della storia occidentale, evocati più volte da Dante, soprattutto nella commedia. Manfredi, figlio naturale dell'imperatore svevo Federico II, Carlo d'Angiò, i papi dell'epoca, altri ancora. E però il decennio della nascita di Dante e della rinascita di Bisanzio, il decennio che marca l'inizio della loro convivenza terrena, non marca due parabole storiche parallele, tutt'altro. Dante, intorno ai 20 anni, comincia a maturare la vocazione poetica che gli avrebbe poi garantito il primato nell'arte anche al di là dei rovesci della sua avventura politica. Sorge il suo sole. Declina invece il sole imperiale bizantino dopo gli ultimi barbagli dell'epoca di Michele. Anzi, è a partire dalla sua morte nel 1282 che si comincia a datare la decadenza imperiale bizantina, il suo indebolimento militare, la sua asfissia economica, la sua progressiva perdita di rilevanza nei grandi equilibri politici dell'area mediterranea, fino al momento fatale della caduta nel 1453. Questi due diversi, o meglio, questi due simmetrici e inversi destini di avventure cominciate quasi in simultanea, 1261-1265, colpiscono tanto più quando si pensa che il discorso politico di Dante sarà proprio centrato sul sole imperiale. Un sole imperiale però sempre meno radiante, non solo in Oriente, a Bisanzio,
ma anche, e per ragioni del tutto diverse, in Occidente, per l'incidenza della Chiesa romana riformata, per l'aggressività dei nuovi regni a base nazionale, per la volatilità dei comuni italiani. Sicché fallivano gli imperi, fallivano non solo gli imperi nati o convinti di nascere sul grande tronco romano, ma anche i sogni di possibili imperi nuovi, neoimperialismi territoriali, come quelli di Carlo d'Angio nel Mediterraneo centrale orientale. Noi non sappiamo fino a che punto Dante avesse nozione del fatto che fu l'impero bizantino di Michele VIII a risultare determinante per i Vespri siciliani fatali alle ambizioni dell'Angio, ma di certo Dante non fu indifferente al loro esito, come testimonia il canto VIII del Paradiso con il suo «Mora, mora» dinanzi alla mala signoria di Carlo. Tutto così lontano dal sovrano romano e cristiano ideale di Dante, da Giustiniano, definito dalla critica più avveduta come ultimo imperatore romano sul trono di Bisanzio. Tutto così remoto rispetto al sogno dantesco di un contenuto imperiale neo-giustinianeo in un contesto generale e in una forma imperi che però non potevano essere accolti da un contesto generale, ripeto, non più bizantino. A nostro avviso però la vera vitalità dell'accostamento di Dante a Bisanzio non sta nel miraggio imperiale, ma sta altrove, non nel terreno della politica, ma in quello dell'esperienza culturale e religiosa. È qui che i due destini possono forse riannodarsi. Il discorso sarebbe lungo e io mi limiterò a due soli temi. Il primo, il tema della luce. Esso non è solo pervasivo nella commedia, con la sua metafisica della luce, con l'etichetta di cantica della luce apposta al paradiso, ma è di importanza cardinale in tutta l'esperienza bizantina. Dinanzi agli effetti di luce della Basilica di Santa Sofia, capolavoro architettonico giustinianeo, il più illustre storiografo dell'epoca, Procopio, si domandò se la luce non vi germinasse intrinseca, con singolare assonanza rispetto al verso «aut lux hic nata est», «aut capta hic libera regnat», che leggiamo nel vestibolo musivo della cappella arcivescovile di Sant'Andrea a Ravenna. Sempre in epoca giustinianea, la filosofia neoplatonica dello pseudo Dionigi l'Areopagita elaborava il tema della luce in relazione alla tenebra divina, e attraverso una vertiginosa serie di mediazioni culturali questa riflessione giunse sino all'Occidente medievale. Ma già il padre della Chiesa orientale, Gregorio di Nissa, nel IV secolo aveva dibattuto la questione, poi ripresa da Massimo il Confessore nel VII secolo, e più tardi, a cavallo del 1000, sarà Simeone il nuovo teologo a sviluppare la poetica nella luce nel suo lascito letterario. La ruminatio bizantina della luce, specie in ambito monastico, continuerà attraverso i secoli fino alla sua esplosione nel XIV secolo, il secolo di Dante. Prima con la predicazione di Gregorio Sinaita, poi con le opere di Gregorio Palamas, il teologo dell'esicasmo bizantino. Nacque nel 1296, morì nel 1359, dunque una sola generazione lo separa da Dante. Gregorio considerava la luce come una energia divina manifestatasi agli apostoli sul monte Tabor e ancora presentemente esperibile con i sensi, da chi, attraverso acconce tecniche, compisse un percorso mistico. Sono evidenti a chiunque le sorprendenti affinità con la vista nova del paradiso e con il trasumanare dantesco. Attenzione però, perché queste convergenze in tanta prossimità cronologica non implicano necessariamente influssi diretti, diversi i presupposti e diversi gli esiti, se si ricorda che l'esicasmo a Bisanzio ebbe implicazioni anche in campo politico e civile, oltre che religioso e culturale.
ma forse in futuro diverranno possibili ricerche capaci di esaminare sviluppi affini in tempi diversi e nelle diverse espressioni linguistiche del Mediterraneo. Solo allora si saprà valutare appieno l'apporto della cultura bizantina alla storia intellettuale europea, separandola dal ghetto di mero trasmettitore della tradizione classica, in cui troppo a lungo è stata relegata. Un ulteriore e auspicabile spunto per le indagini può essere cercato nel confronto tra l'affermazione del volgare italiano, non solo favorita, ma causata da Dante, e l'affermazione della lingua popolare, zimotichi, nella solo apparentemente immutabile cultura letteraria bizantina. A Bisanzio il fenomeno datava già dall'XI-XII secolo e si esprimeva sia nella redazione di testi nuovi, anche da parte di autori appartenenti alle più elevate cerchie della cultura, sia nella trasposizione, detta metafrasis, in dimotichi, di testi preesistenti, nati, cioè originariamente, nell'ambito della lingua di alto profilo letterario, la katharevsa. Anche in questo caso un condiviso e quasi coevo sviluppo nasce da presupposti diversi in contesti diversi e genera diversi esiti, anche perché la dimotichi bizantina non ebbe una figura intellettuale dotata del prestigio di Dante Alighieri per codificarla. Si cercherebbe invano nella produzione letteraria bizantina un De vulgari eloquentia o una epistola a Can Grande, con lo sviluppo delle implicazioni illustri e cardinali, auliche e curiali, che Dante donò al volgare italiano, per calare i grandi temi della riflessione culturale nella lingua parlata dagli infanti e dalle donnette, come scrisse lui. Lui, che volle sempre essere grande poeta in volgare, con le implicazioni, ancora una volta, civili, implicate in tutto questo. Al proposito, per chiudere e per differenza, merita sottolineare la caratteristica eminentemente centripeta della cultura bizantina a fronte di quella storicamente composita e centrifuga della cultura italiana, e questo già ai tempi di Dante, che contò ben 14 dialetti locali, e quello che si impose grazie a lui. Tutt'altra sorte per la dimotichi greca, perché essa generasse un poema di forza organica fine alla commedia, un poema capace, cito Iorgos Seferis, di mettere radici e propagarsi, perché era una voce viva, un corpo, una presenza radicata dentro quegli uomini con la loro lingua materna, come accadde e ancora in parte accade al poema dantesco da noi, specie in Toscana e in Romagna. Perché nascesse un poema con quelle caratteristiche occorrerà attendere secoli. Toccherà all'Erotocritos di Vincenzo Cornaros, composto a Creta a inizio 600, ormai ben al di fuori dello spazio culturale bizantino. E però a Bisanzio elemento aulico e curiale, i due elementi vagheggiati da Dante, erano stati fusi in uno, nella capitale che era stata il cardine dell'impero e che con la sua luce lo aveva illustrato. Dante, nel suo tempo e con le fonti che aveva a disposizione, poté aver nozione o sentore che tutto questo, nello stremo d'Europa, paradiso VI, V, era veramente accaduto? Che lì era stato non ombra, ma cosa salda? Noi lo ignoriamo. E qui è giusto più non dimandare. Ma ora è tempo di approfondire in modo più organico i temi di carattere storico-politico relativi al rapporto di Dante con l'impero romano orientale. Perciò passo la parola al professore Giorgio Vespignani dell'Università di Bologna, ringraziandolo ancora una volta per la sua partecipazione. La sua relazione si intitola appunto Dante e l'impero romano orientale. La parola dunque al professore Giorgio Vespignani.
Ecco, buonasera o salve, Dante e l'impero romano orientale. Cosa emerga dalle vicende dell'impero romano orientale, che noi definiamo più comunemente con un arcaismo bizantino, nell'orizzonte culturale di Dante? È una domanda che si pose già Agostino Pertusi nella seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, indagando prima sul contributo della componente greco-bizantina nella cultura veneta medievale e le sue eco in Dante. Quindi, invitato ad estendere le voci Bizantina Civiltà e Costantinopoli pubblicate nel primo volume della Enciclopedia Dantesca 1970. In questa sede ci si concentrerà essenzialmente sui motivi di carattere maggiormente storico-istituzionale. In questo senso, la risposta del Pertusi, che Pertusi si vide costretto a dare, è piuttosto eloquente. Ben poco di relativo alle vicende dell'impero romano orientale emerge nell'orizzonte culturale di Dante e trova puntuale conferma questa risposta in contributi pubblicati da Antonio Carile tra 1997, 99 e 2008. La Basileia o Vasilia ton Romaeon, l'impero dei Romani, che rinasce nel 1262 con la riconquista di Costantinopoli, effettuata dal Basileus, l'imperatore, Michele VIII Paleologo, 1258-1282, dopo il trauma della conquista da parte dei crociati del 1204 e delle conseguenti vicende della Quarta Crociata, terminate nella formazione di un impero latino in gran parte del territorio di quello romano orientale, impero che quindi dal 1204 giunge al 1261, non può più avere la stessa unità territoriale e di governo dei secoli precedenti, nonostante la notevole perdita di territorio subita già nell'età dei Comneni, cioè tra i secoli XI e XII, soprattutto in Asia Minore, per mano dei turchi selgiuchidi. Il nuovo impero romano orientale, dunque, governato dai paleologi, nasce caratterizzato dalla frammentazione territoriale. Parte del territorio, quella lungo le coste meridionali del Mar Nero e attorno a Trebisonda, e quelle dell'Epiro, attorno alla città di Arta, continuano ad essere governate da una dinastia bizantina formata da discendenti dei Comneni, i cui rapporti con Costantinopoli sono dettati da una certa ambiguità, o meglio, dalla ricerca di un equilibrio tra la volontà di mantenere la maggior autonomia possibile anche a costo di stringere alleanze con altre dinastie latine in cerca di radicamento nel territorio imperiale, da un lato, e dall'altro assecondare la vocazione a continuare a riconoscersi e ad agire nella più stretta osservanza delle linee dell'ideologia politica romano-orientale, dei suoi simboli e dei suoi rituali. Le città marinare italiane mantengono il controllo e la gestione di una complessa rete di porti, dallo Ionio all'Egeo, da Costantinopoli fino in fondo al Mar Nero, dando vita a quelle che si sono definite le Romanie, la Romania veneziana, forte delle basi di Corone e Modone, Candia, Negroponte, la Romania genovese, sviluppatasi attorno alle città portuali che si affacciavano sul Mar Nero, Caffa, Tana, mantenendo così la gestione delle rotte commerciali e dunque il monopolio dei mercati ed il controllo dell'economia. Una presenza massiccia cui si deve aggiungere quella degli altri mercanti occidentali, franchi, catalano-aragonesi, pisani, anconetani, toscani. Una tale presenza occidentale nelle città portuali, dallo Ionio all'Egeo, tra i secoli XIII e XIV, fece sì che altre aree periferiche dell'impero rimanessero nelle mani di dinastie latine, governate come signorie locali,
come nel caso della Morea nel Peloponneso o quello complesso della stessa Candia, creando altrettanti laboratori sociali, economici e linguistici, dove ad esempio i signori latini da un lato si appoggiavano alle forze economiche e militari, se era il caso, del paese di origine, ma dall'altro cercavano di integrarsi con il milieu grecofono locale. Tutte considerazioni avanzate per esplicitare quante e quali suggestioni tra quelle stimolate dai rapporti tra l'impero romano orientale e le aree culturali italiane non trovino eco in Dante, anche tenendo presente del tramite tanto importante rappresentato dalle correnti culturali alimentate dall'attività promossa in Oriente dagli ordini mendicanti. Grandi tramiti tra l'Italia, l'Oriente mediterraneo bizantino ed oltre fino alla Euroasia. Dante, ad esempio, biasima le ambizioni, tra virgolette, imperiali francesi in Italia di Carlo II d'Angiò. Lo fa per bocca di Giustiniano, Paradiso 6. Ne ha in generale scarsa considerazione e lo colloca nell'antipurgatorio tra i principi negligenti, Purgatorio 7. Ma ignora le mire espansionistiche degli angioini di Puglia o Angiò Taranto, nello Ionio e nell'Egeo, delle quali sarà più stato a conoscenza perché sovvenzionate dagli acciaiuoli fiorentini, in quanto in sintonia con il loro piano di sviluppo commerciale nell'area di concerto con la corona francese. Dante però conosce bene l'attività della famiglia degli acciaiuoli a Firenze, tanto da considerare il comportamento spregiudicato di alcuni di loro come esemplare della corruzione vigente in città, Purgatorio 12. Le mire degli angioini di Puglia nella Grecia, diciamo, si manifestano chiaramente in occasione delle nozze celebrate nel 1294 tra il figlio di Carlo d'Angiò, cioè Filippo di Taranto, e una Tamar o Tamara, insomma, figlia di Niceforo Comneno Ducas, despota dell'Epiro, la cui moglie Irene Paleologhina era la sorella dell'imperatore Michele VIII. La carta dell'unione matrimoniale viene giocata ormai normalmente anche dagli imperatori a Costantinopoli, allo scopo di formare alleanze atte a mantenere i rapporti con il mondo occidentale su di un livello tale da non alimentarne progetti di belligeranza. Negli anni di Dante, il figlio e successore di Michele VIII, cioè Andronico II, paleologo, 1282-1328, sposò in prime nozze Anna, figlia di re Stefano V di Ungheria, e in seconde nozze Violante, che assunse poi il nome ortodosso di Irene, figlia di Guglielmo, marchese di Monferrato. Così che, questo è importante all'interno di questo discorso, il loro figlio Teodoro divenne marchese nel 1306, primo della linea paleologa dei marchesi di Monferrato, che si sarebbe estinta solo nella prima metà del secolo XVI. Le unioni matrimoniali servivano anche per meglio percorrere la via del dialogo religioso con Roma, già praticata dagli ultimi Comneni nella seconda metà del secolo XII. Michele VIII Paleologo aveva avviato quel dialogo, lasciando intendere di essere pronto a riconoscere la supremazia del Papa su qualunque altra autorità ecclesiastica orientale. Si era all'inizio di quella grande stagione conciliare unionistica inauguratasi con il Concilio di Lione nel 1274 e che si sarebbe conclusa proprio a Firenze con il Concilio del 1439. Ecco, una tanto ricca e variegata realtà di rotte che collegavano i porti di Venezia, Genova, Pisa, Ancona, della Puglia,
a quelli del Mediterraneo orientale fino al Mar Nero, rotte fatte di merci e uomini, ma anche di lingue e idee, non sembra aver alimentato particolari suggestioni nell'orizzonte culturale di Dante. Né sembra ispirato, ad esempio, da quello che lo stesso Pertusi nel 1965 definì bizantinismo veneziano, ovvero la assimilazione e continua rielaborazione da parte dei veneziani delle linee della ideologia politica bizantina, i cui risultati sono di volta in volta riscontrabili nelle forme plastiche come in quelle del cerimoniale, anche quando, soprattutto in seguito alla Quarta Crociata e dalla formazione dell'Impero Latino di Costantinopoli, vale la pena ripetere 1204-1261, l'ex Ducato Bizantino, ormai un libero comune di Venezia, e l'Impero Romano Orientale andavano allontanandosi sempre più, prendendo strade specularmente opposte. Dopo la Quarta Crociata, ovvero dopo il 1205, Venezia andò impreziosendo la propria, già di per sé continuamente cangiante, forma urbis, costellando i luoghi, tra virgolette, parlanti del potere, soprattutto l'area marciana, la grande porta di entrata in città, ma anche spazio simbolico dove si incontrano il sacro, la basilica, il politico, il palazzo dei duchi e il governo, e il pubblico, la piazza, ecco, va costellando di spolia, ovvero oggetti bizantini portati in città da Costantinopoli e dalla Romania, caricati di particolare valore simbolico. Di Venezia, che Dante doveva pur conoscere per avervi svolto missioni diplomatiche per conto dei da Polenta, forse perché partecipe del sentimento anti-veneziano proprio di molta cultura toscana in particolare e italiana in generale di quel tempo, basti pensare a Boccaccio, poco dopo di lui, forse perché impressionato dalla violenza e distruttività dello scontro con Genova per la supremazia in Romania, riaccesosi intorno al 1294, ecco, Dante non cita che l'arsenale, visto come, tra virgolette, infernale luogo dove la intensa attività umana alimenta la macchina bellica al servizio delle ambizioni mercantili. Il poeta si trova nella quinta bolgia infernale, quella dei barattieri, la cui punizione è proprio quella di essere immersi nella pece bollente, la stessa, cito, tenace pece che ribolle nell'arsenale, inferno 21, celebre passo, quale nell'arsenale veneziani bolle l'inverno la tenace pece, a rimpalmare i legni lor non sani che navicar non ponno. Dell'Impero Romano Orientale Dante, insomma, estrapola soprattutto le figure degli imperatori Costantino I, 324-337, Costantino il Grande, e Giustiniano I, 527-565, in sintonia del resto con la cultura bizantina che aveva elevato le loro figure ideologicamente alla stregua di padri fondatori, per così dire, della Romanitas cristiana orientale già nel X secolo. I due imperatori al tempo di Dante erano già stati assunti dalla alta cultura libresca occidentale. Giustiniano, che il poeta a Ravenna poteva vedere stante in tutta la sua maestà nel mosaico dell'abside della Basilica di San Vitale, che è del VI secolo, anche come simbolo di giurisprudenza, diritto, secondo una tradizione iconografica che lo vuole seduto su di uno scranno con o ricevendo da parte dei giuristi il codice del diritto, dunque metafora dell'autorità del diritto romano. A Firenze se ne trova un esempio di poco successivo,
a Dante nel Giustiniano diritto, chiamiamolo così, dipinto tra gli anni 1366 e 1368 da Andrea di Bonaiuto nel registro superiore della parete di sinistra dell'aula capitolare del convento del complesso domenicano di Santa Maria Novella. In un articolato quadro allegorico che, sviluppandosi tutto attorno a San Tommaso, intende richiamare il trionfo della fede cattolica. Il diritto è la prima tra le scienze sacre, manifestazione della intelligenza umana sotto l'influsso dello Spirito Santo. Rappresentato dalla figura di Giustiniano, ritratto di profilo, incoronato e barbuto, vestito come un imperatore romano classico, seduto su di uno scranno con il codice del Corpus Iuris Civilis posato sulle ginocchia. Una tradizione di lunga durata che avrà l'esempio più compiuto nel Giustiniano che riceve il codice da Triboniano, dipinto da Raffaello tra 1509 e 1511 sulle pareti della stanza cosiddetta della Segnatura del Palazzo Apostolico Vaticano. Dante nella Commedia beatifica Giustiniano, collocato nel secondo cielo di Mercurio tra gli spiriti che hanno operato per il bene della gloria terrena, Paradiso 6. Al pari di Costantino, collocato a sua volta nel cielo di Giove tra gli spiriti giusti, Paradiso 6 e 20. Lasciando così trasparire un atteggiamento che la critica avrebbe spesse volte letto come ambivalente. Costantino ha spostato l'asse del centro del legittimo impero universale romano, quello che definisce il volo dell'aquila, a Oriente, quindi attraverso la Donatio, seppur a fin di bene, caricato alla figura del Papa di una auctoritas politica che non gli deve spettare. Paradiso 20. Già in Inferno 19 però aveva deprecato duramente le conseguenze della donazione di Costantino. Vale la pena citare il celebre due versi «Ai Costantin di quanto mal fumatre», non la tua conversione, ma quella dote che da te prese lo primo ricco patre, cioè il Papa. Si tratta dunque di contestarne la legittimità. La donazione di Costantino, o Constitutum Constantini, è in realtà, oggi lo sappiamo bene con maggior precisione rispetto a ieri, un documento confezionato dalla Cancelleria Pontificia nel VIII secolo, più precisamente dopo il 751, data della caduta di Ravenna in mano longobarda, anche in funzione del disegno di riportare un sacro romano impero in Occidente sotto l'ombrello dell'Auctoritas della Chiesa di Roma. Ha contribuito ad aprire un contenzioso attorno, cioè contribuendo questa scelta della Chiesa di Roma, ad aprire un contenzioso attorno alla eredità dei Romani, la legittima eredità. Ed ecco la svilente definizione identitaria di romano, introducendo quella limitativa e delegittimante di greco o bizantino, ecco, da cui il dantesco si fece greco, riferito a Costantino, le cui tracce di questo contenzioso saranno ben percorribili nella polemica bizantina dei secoli successivi. Dante, che conosceva il testo del Constitutum, ma che non poteva metterne in dubbio l'autenticità, sviluppa il suo ragionamento nel De Monarchia, come nella Commedia, sia Inferno, Purgatorio, Paradiso, questo sì, in maniera ambivalente. Costantino è il distruttore, cito, dell'impero dei Romani, infirmator ille imperi, De Monarchia, per quanto questo sia da intendersi l'impero unico, universale, indivisibile.
avendolo col suo operato allontanato dal suo centro naturale, Roma, Civitate Imperatrice, questo nel Convivio, Regia Civitas, cioè la versione latina del greco Basileusa o Basileusa Polis. Altrove tale operazione è considerata legittima, oltretutto ricalcando la ideologia politica romana orientale, che voleva la traslatio imperii, cioè lo spostamento dell'impero dalla Roma Vetus alla Roma, alla nuova Roma, stabilito da Dio Demiurgo, ad immagine del moto dei cieli, da cui dantesco poscia che Costantin l'aquila volse contra il corso del ciel, eccetera, paradiso 6. Ma a partire dal secolo VIII la traslatio dell'impero in Occidente appare legittima a Dante, in seguito all'episodio della incoronazione di Carlo Magno la notte di Natale dell'anno 800 per opera di Papa Leone III, che peraltro Dante, equivocando, si pone nel pontificato di Adriano I, il predecessore, cioè 772-795, paradiso 6. Ma è decisamente illegittima la conseguenza del Constitutum, cioè l'acquisizione di territorio della penisola italiana da parte del Papa e la estensione della sua auctoritas sul governo dell'impero, anche monarchia 3, dal momento che questi è impossibilitato, cito, a sedere alla tavola del principe. Questi è il Papa. Dante segue la ideologia politica romana orientale quando scrive che l'imperium viene conferito direttamente da Dio. Si pensi, per la ideologia politica romana orientale o bizantina, si pensi all'esposizione dei capitoli parenetici indirizzati nel 527 al neoeletto imperatore Giustiniano dal suo precettore, il diacono di Santa Sofia Agapeto. Nel primo capitolo si legge: avendo tuo imperator un'autorità più elevata di qualsiasi altro grado, onora soprattutto Dio che ti ha stimato degno di esso, poiché anche a similitudine del regno celeste ti concesse lo scettro del potere terreno, eccetera. Dante finisce però per discostarsi da questa linea nello svolgere la teoria invece dei duo luminaria, cioè della divisione della sfera religiosa, sacerdotium, dalla sfera del potere temporale, imperium, esposta in Purgatorio 16, per bocca di Marco Lombardo. Altra tradizione, anche iconografica, di lunga durata, due figure in trono, un papa e un imperatore, sono rappresentate ancora dal Buon Aiuto nell'affresco della sala capitolare del convento di Santa Maria Novella, ed è quell'immagine che avete visto che è sotto il titolo. Nel De Monarchia viene ribadito come la Chiesa non possa arrogarsi il diritto di governare sull'impero, il quale oltretutto esisteva da prima, ecclesia non esistente, aut non virtuante, imperium abuit totam suam virtutem, ergo ecclesia non est causa virtutis imperi. Monarchia 3.13. La ideologia politica bizantina si basa sul concetto di sinfonia tra le due sfere nelle mani dell'imperatore, nel senso che questi governa per grazia divina e in tale condizione si occupa di entrambe le sfere. Si confronti la prefazione alla novella 6 di Giustiniano dell'anno 535 fino alla novella 28 dell'anno 536. Quando poi Dante ribadisce la necessità di un ritorno della Chiesa di Cristo all'originaria purezza di spirito, nel rivolgere tutte le sue attenzioni alle anime e alla cura dei poveri, è possibile cogliere nelle sfumature pauperistiche di questo programma
la influenza degli ordini mendicanti, ma anche rimandi simili nella cultura bizantina dei secoli XIII-XIV, quando il dibattito ricchezza e povertà si arricchiva della fonte patristica già fatta propria dall'ideologia politica romano orientale. Non è un caso che il già citato Teodoro, primo marchese del Monferrato, quasi contemporaneo di Dante, di discendenza paleologa, a lui si deve un trattato, tra gli altri, scritto in greco e più tardi tradotto in francese, col titolo Sur les manières de richesse de ce monde. È anche vero che, tornando più da vicino alla questione del potere temporale della Chiesa in generale e del Papa in particolare, quid episcopis cum palatio, cioè cosa ha a che fare i vescovi con il palazzo, con il potere, è l'assioma di una polemica interna alla Chiesa cristiana già ben accesa nella stessa età di Costantino e che non si spegnerà nei secoli seguenti, fino alle pagine della Storia ecclesiastica di Isaac Newton, proprio il fisico, tra XVIII e XIX secolo, dove si leggerà nel Constitutum Constantini l'origine e la causa dello scisma della Chiesa romana, tra la Chiesa anglicana e la Chiesa romana. Basti pensare che il sottotitolo della Storia ecclesiastica scritta da Newton è De origine scismatico ecclesie papistiche vicornis. Dunque, in conclusione, Dante scrive alla vigilia della introduzione del greco nella alta cultura italiana, frutto del clima creatosi proprio dietro l'espandersi degli interessi territoriali e commerciali nella penisola ellenica e in Romania, dallo Ionio all'Egeo, come dimostra il caso dei rapporti tra gli allievi dell'italo-greco Leonzio Pilato, cioè Boccaccio e Petrarca, e Niccolò Acciaiuoli. Il gran siniscalco del Regnum Angioino di Napoli, a partire dal 1348, quindi una ventina d'anni dopo Dante, il quale lasciò in eredità a Firenze la Certosa del Galluzzo insieme ad un fondo per i corsi di uno studium, cioè una università. L'impero romano orientale trova spazio nell'orizzonte culturale dantesco essenzialmente grazie alle figure di Costantino e Giustiniano, già assunte a ruolo di simbolo nell'ambito della polemica imperiale e antipapale dei Ghibellini e comunque attraverso le sue vicende fino al secolo VIII. Da lì al suo tempo, assai poco, forse perché impossibilitato a considerare l'impero dei Greci, tra virgolette, come legittimo per non creare un cortocircuito di carattere ideologico tra questo e quello germanico, cioè il Sacro Romano Impero Papale, da lui vagheggiato, e che la discesa in Italia della, cito, sublime aquila, Arrigo VII del Lussemburgo, terribile come folgor, Purgatorio IX, e la sua incoronazione a Roma in quanto Imperator Romanorum il 29 giugno 1312 aveva illuso potersi realizzare, prima che la morte cogliesse lo stesso imperatore a Buonconvento neanche un anno tardi, il 24 agosto 1313. Grazie della attenzione. Allora ringraziamo il professor Vespignani per la sua bella relazione nella quale è ricomparso, non poteva essere altrimenti, Giustiniano. E della sua rappresentazione in Dante ci parla la professoressa Edi Minguzzi dell'Università di Milano, che leggerà in chiave strutturalistica le implicazioni ermetiche e neoplatoniche del posizionamento di Giustiniano nel canto sesto del Paradiso.
nel cielo, dunque coerentemente di Hermes Giustiniano. La parola dunque alla professoressa Edi Minguzzi. Buonasera a tutti. Parliamo dunque di Giustiniano. Dante dedica a Giustiniano tutto il sesto canto del Paradiso, parte del sesto, del settimo, del quinto e del settimo, oltre ai versi in cui lo esalta come restauratore delle leggi e della giustizia nel sesto del Purgatorio. Tra tutti gli imperatori, erano molti, 105 da Augusto alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente e i bizantini che vennero dopo, tra tutti Dante attribuisce il primato a lui. Eppure non era romano, non risiedette a Roma, ma a Bisanzio. Non combatté personalmente, ma lasciò il comando a Belisario. E, a quanto ne sapeva Dante, era anche eretico. E poi, sotto il suo governo, erano state perpetrate molte crudeltà, cosa che probabilmente Dante non ignorava. Per questo, la scelta di Giustiniano ha suscitato perplessità. Giustiniano, nella realtà storica, fu di certo il più famoso degli imperatori bizantini del periodo tardo antico. Per restaurare la grandezza e l'unità dell'impero, riconquistò parte dei territori dell'Occidente romano, compresa l'Italia. Li riorganizzò, favorì i commerci e lo sviluppo culturale e artistico, si pensi anche solo alla Basilica di Santa Sofia, ma soprattutto fece raccogliere e riordinare i principi della giurisprudenza romana in un'opera che rese immortale il suo nome, Corpus Iuris Civilis, l'ovra per antonomasia, un'opera imponente che divenne il fondamento del diritto romano in Occidente. Poi non sappiamo fino a che punto il suo operato fosse noto a Dante, perché la conoscenza di Giustiniano nel Medioevo era lacunosa e anche condizionata dall'angolo visuale di Irnerio e degli altri giuristi dell'Università di Bologna. Infatti furono loro a riscoprire il corpus giustinianeo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo e furono loro a collegare Giustiniano al ruolo esclusivo del legislatore. E anche ai tempi di Dante fu considerato soprattutto come legislatore da personaggi di formazione giuridica come Brunetto Latini, che poi è la fonte principale di Dante sulla figura di Giustiniano. E nel Tresor Brunetto valorizza soprattutto la sua opera di giurista. Questo ritratto, che fu tramandato per tutto il Medioevo, fece di Giustiniano l'emblema del re giusto, che fondò l'unità politica dell'impero sull'unità giuridica. E su questa base Dante costruì la sua trasfigurazione mitico-poetica. Tutta l'attività di Giustiniano nella commedia è idealizzata. Il programma di riconquista dei territori appare come un'opera voluta dalla provvidenza per riportare in Occidente l'Aquila imperiale e per ricomporre la scissione tra le due parti dell'impero provocata da Costantino. La stessa conversione religiosa di Giustiniano alla fede della Chiesa romana, che fu dettata probabilmente da interessi politici, venne idealizzata come l'evento che confermava la sacralità dell'istituzione imperiale, mentre l'elaborazione del codice delle leggi appariva come la missione ispirata da Dio per fondare il potere sulla giustizia e per tradurre in atto, in particolare, il principio della monarchia, l'impero universale che il governo ospitato da Dante. Beh, già questo giustificherebbe la scelta di Giustiniano come monarca esemplare. Ma c'è un'altra prospettiva che mette in luce elementi più significativi. Giustiniano si trova nel cielo di Mercurio e pertanto, come è norma nei sette cieli del Paradiso, prendono forma le
qualità che l'astrologia attribuiva al pianeta. E come noto, Dante credeva all'astrologia. Secondo lui, l'astrologia, dice nel Convivio, più che tutte le altre scienze, è nobile e alta per lo suo soggetto. E difatti struttura astrologicamente il paradiso. In particolare Mercurio, corrispondente al greco Hermes, è la proiezione celeste delle prerogative del Dio. Hermes, Mercurio, è figlio di Zeus, il principe olimpico, e di Maia, una ninfa terrena, e quindi è partecipe delle due nature contrapposte e incarna perciò l'idea della dualità, che quindi non a caso viene ripetutamente indicata come tratto peculiare anche di Giustiniano. Infatti, nella Commedia, la sua anima risplende di doppia luce, su di essa doppio lume si addua, perché il suo compito è duplice, di imperatore e di legislatore. La sua fede religiosa si forma in due momenti e ha come oggetto la doppia natura umana e divina di Cristo. Inoltre Hermes, essendo sospeso tra due dimensioni, fa da messaggero e da tramite tra l'una e l'altra, una funzione che si traduce in una vasta serie di applicazioni. Rappresenta la comunicazione, lo scambio, il passaggio, anche quello estremo tra la vita e la morte o tra la morte e la vita. Infatti, tra gli dei olimpici, solo Hermes, guida delle anime, unico iniziato presso Ade, come dice il Numerico, solo Hermes conosce la via in giù verso gli inferi e anche la via in su che riporta all'esistenza. Certo, un'esistenza immateriale che è l'immortalità del nome, grazie all'onore e alla fama conseguiti in vita. Con queste prerogative, Mercurio ospita nel suo cielo gli spiriti attivi perché onore e fama gli succeda. E così fu Giustiniano, reso immortale dalla fama. Ma soprattutto, in quanto mediatore e intermediario, Mercurio Hermes presiede ogni tipo di codice. Codice che è strumento ermetico per eccellenza, perché il codice è un tramite tra un segno e il suo significato. A Hermes si collega innanzitutto il codice lingua, così inerente alla sua natura che una paretimologia, nota paretimologia, collega Hermes e sermo, discorso. E oltre al codice lingua, anche il codice giuridico, che, come quello di Giustiniano, traduce i principi morali astratti nelle norme concrete che regolano la convivenza umana e le sue istituzioni. Giustiniano quindi è ermetico in quanto espressione della dualità, in quanto reso immortale da onore e fama e in quanto autore del codice. La prospettiva astrologica conferisce un senso anche all'associazione, all'apparenza immotivata, dell'imperatore con Romeo di Villanova. Romeo era ministro del conte di Provenza e, grazie alla sua opera di mediazione, era riuscito a combinare nozze regali per le figlie del suo signore. Come l'imperatore, anche Romeo incarna la dote mercuriale della mediazione. Ma il significato simbolico di Giustiniano si rivela nella sua pienezza alla luce della filosofia neoplatonica e di una prassi strettamente connessa con Hermes, l'ermetismo, che trae la sua denominazione appunto da Hermes, trasfigurato nel leggendario ermete Trismegisto. L'ermetismo, che prese il nome di alchimia,
nella sua applicazione metallurgica e di arte regia, in quanto ebbe come obiettivo la conquista della regalità trascendente. L'ermetismo fu un complesso di dottrine elaborate in lingua greca che, a partire dal primo secolo, si svilupparono in un rapporto di influenza reciproca con il neoplatonismo, un sistema di pensiero elaborato da Plotino in età ellenistica, che concepiva l'universo come un tutto derivato da un unico principio, l'uno, attraverso un processo di emanazione attuato a tre livelli. Il primo, l'intelligenza, sede di quelle che per Platone erano le idee, irradia l'anima del mondo. E l'anima del mondo, tramite tra la dimensione celeste e quella terrena, le riflette sull'universo corporeo, imprimendo così la forma sulla materia, e però anche gettando un ponte tra la terra e il cielo, tra l'umano e il divino, un ponte che lascia intravedere la possibilità della risalita, l'epistrofe, dal mondo della materia al mondo dello spirito, il ritorno all'uno, così come vedete lo schema dell'emanazione neoplatonica dall'uno all'intelligenza, all'anima, all'universo corporeo. E è appunto dall'epistrofe, la risalita al principio primo, all'epistrofe che corrispondono la prassi alchemica e il percorso iniziatico tracciato dall'ermetismo, che dovevano culminare nella trasmutazione dell'uomo e della natura dallo stato materiale e mortale allo stato trascendente, immortale e divino. Questo è il significato simbolico della trasmutazione del piombo in oro e dell'uomo in Dio, il trasumanar di Dante, realizzabile attraverso la famosa grande opera ermetica, un procedimento diviso in tre fasi, l'opera al nero, l'opera al bianco, l'opera al rosso, coincidenti appunto con i tre livelli dell'emanazione, l'opera al nero con l'universo corporeo, l'opera al bianco con l'anima, l'opera al rosso con l'intelligenza. Per tutto il Medioevo, il simbolismo, la teoria e la prassi ermetico-alchemica fornirono ai vari pellegrinaggi iniziatici dalla terra al cielo un modello che ispirò i viaggi oltremondani dei mistici di ogni fede. E proprio a questo modello si rifà la commedia dantesca, nell'ispirazione, cioè la salita alla dimensione celeste da vivi e col corpo, il trasumanar. Trasumanar corrisponde all'epistrofe, dunque nell'ispirazione, nella scansione triadica, corrispondente nella struttura, nella sostanza e nel carattere alle tre opere ermetico-alchemiche, l'inferno all'opera al nero, il purgatorio all'opera al bianco, il paradiso all'opera al rosso. Quindi ispirazione, scansione triadica, ma anche nella specificità di singoli riferimenti, e ne cito solo alcuni tra numerosissimi altri, i pochi relativi al cielo di Mercurio. Nel cielo di Mercurio, per esempio, il continuo ricorrere di termini propri al linguaggio ermetico e alla trasmutazione. Permutanza, trasmutare, trasmutabile, cambiarsi, cangiare. Cangia anche l'aquila prima di arrivare a Giustiniano. L'aquila governò il mondo, sì, lì di mano in mano e sì cangiando in sulla mia pervenne. O anche l'accenno alla chiusura ermetica che contrassegna Giustiniano al suo primo apparire. Sì, mi si nascose dentro al suo raggio la figura santa e così chiusa mi rispose. Ora, i due personaggi del cielo di Mercurio, l'imperatore Giustiniano e il pellegrino Romeo, hanno raggiunto onore e fama, e di qui l'immortalità riservata agli spiriti mercuriali, grazie a un'opera. Un'opera che, in questa prospettiva, richiama l'opera ermetica, non per una casuale omonimia, ma per la sua specifica natura mercuriana. L'opera di Giustiniano, quella che indirizzò su di lui la scelta di Dante, è il codice,
il codice delle leggi. Il codice è mercuriale. E l'opera grande e bella di Romeo fu la mediazione con cui combinò nozze regali per le quattro figlie del suo Simone. Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, Raimondo Beringhiere, e ciò gli fece Romeo persona umile e peregrina. Peraltro Romeo, viandante come Hermes, esprime la natura ermetica già nel nome, che si riferisce direttamente al cammino iniziatico. Romei erano detti nel Medioevo i pellegrini che si recavano a Roma. Non solo. La sua azione porta all'incoronazione, che è il fine ultimo dell'alchimia, l'arte regia. E quattro è per eccellenza il numero mercuriale, l'erma quadrata. E si può anche osservare, marginalmente, che il riferimento all'ermetismo evidenzia anche la continuità tematica tra la figura di Romeo e quella di Giustiniano, una continuità che è stata invano cercata dagli esegeti di Dante, che invece la prospettiva ermetica mette in evidenza. Ma in un senso più universale, l'ermetismo ha come fine una regalità trascendente che nel Medioevo prese forma nella concezione ghibellina dell'impero, o meglio, in quella che fu l'ideale monarchico di Dante. Come vedete, questo rebis coronato si riferisce esplicitamente a una funzione regale. La funzione di tramite, di messaggero, assegnata a Mercurio Hermes, se la si riferisce allo schema neoplatonico che abbiamo visto, corrisponde a quella dell'anima del mondo, che trasmette nell'universo corporeo le forme e le leggi dell'ordine celeste. In una visione della realtà proiettata nel divino, come era quella medievale, sul piano politico, questo compito, il compito di trasferire sulla terra le leggi dell'ordine divino, era ritenuto prerogativa dell'imperatore. Per questo, nel linguaggio metaforico dell'ermetismo, il principio mercuriale, tramite tra materia e spirito, come l'anima del mondo, è detto imperatore e viene rappresentato talora come aquila, sia in quanto uccel di Giove, perché suo messaggero, sia anche in riferimento alla volatilità del mercurio metallico nelle operazioni alchemiche. E questo Hermes, coronato con ali d'aquila, lo rappresenta. In questa prospettiva, Giustiniano, che aveva trasferito nelle istituzioni umane le leggi che governano l'ordine universale, incarna contemporaneamente il principio mercuriale e il modello perfetto di imperatore, indipendentemente da qualsiasi caratterizzazione storica. Le sue stesse leggi, nella prospettiva ermetica, non appaiono più come un semplice instrumentum regni, ma diventano la trasposizione in lingua umana dell'ordine divino, un'ermeneutica sacra. Così, in sintesi, si può affermare che nella prospettiva ermetica il cielo di Mercurio è il cielo dell'aquila, perché l'aquila è Mercurio, e il cielo dell'imperatore perché Mercurio è l'imperatore, rappresentato dall'imperatore Giustiniano in quanto perfetto interprete del ruolo ermetico, ed è per eccellenza il canto politico, perché Mercurio, tramite tra cielo e terra, esprime la funzione che Dante attribuiva alla politica. Per finire, in tema di numerologia, ha un particolare rilievo il significato simbolico del 6. I sesti canti, nelle tre cantiche, hanno come tema la politica, un'attività che Dante auspica fondata sulla giustizia e sull'istituzione imperiale. Ebbene, all'ideale di Dante corrisponde il valore che l'astrologia assegna al 6. Sesto è il segno zodiacale della Vergine, governata da Mercurio, e corrispondente ad Astrea, la giustizia. E 6 è il numero d'ordine di Giove, sesto pianeta nel sistema tolemaico,
re della gerarchia olimpica e, in quanto re, garante della giustizia e protettore dell'istituzione imperiale. E giustizia e impero sono strettamente interconnessi nei sesti canti della commedia. Nel sesto canto dell'Inferno, Dante cita la giustizia per lamentarne la mancanza. Giusti sono due e non vi sono intesi. Nel sesto del Purgatorio deplora l'assenza di un imperatore che dovrebbe far osservare la giustizia e evoca esplicitamente Giustiniano, anzi Justiniano, calcando sulla radice ius, legge e diritto. Nel Paradiso il sesto canto è l'apogeo di Giustiniano, emblema di un impero capace di trasferire sulla terra il regno della giustizia celeste. E questo fu anche l'intento o il miraggio della Basilea bizantina. Grazie. Grazie dunque alla professoressa Minguzzi per la sua lettura ermetica di Giustiniano in Dante. Giustiniano è stato felicemente definito dalla storiografia come l'ultimo imperatore romano sul trono di Bisanzio, e alla fine del quinto canto del Paradiso egli appare a Dante nascosto e chiuso in un raggio di luce. Ma come tutti, Giustiniano aveva anche un sembiante terreno e la sua immagine terrena si era manifestata a Dante in quella di Ravenna, soprattutto nel famoso mosaico della Basilica di San Vitale. Ravenna, infatti, Ravenna ultima capitale imperiale romana sul suolo della penisola, Ravenna costante orma bizantina in Italia per tanti secoli, Ravenna era stata infatti l'estremo approdo terreno di Dante. E Dante di arti visive era un esperto, ben conosceva fra gli altri artisti anche Giotto. Al suo incontro con l'arte visiva tardo-antica ravennate di matrice bizantina è dedicato l'intervento della professoressa Laura Pasquini dell'Università di Bologna nell'ambito di un originale e fruttuoso percorso di studi interdisciplinari. La ringraziamo e a lei cediamo la parola. Buonasera a tutti. Il titolo della mia relazione è Un punto vidi che raggiava lume, la commedia e l'arte di Ravenna bizantina. Ravenna è l'ultimo rifugio del poeta esule. È il luogo in cui Dante è ritrovata una relativa pace, nuovamente circondato dall'affetto dei figli, poté ricomporre un rassicurante contesto familiare e un gratificante consesso amicale, riconoscibile in quel cenacolo di medici, notai, poeti e filosofi, di cui di recente è stata ricostruita la sfaccettata fisionomia, riunito in sodalizio autentico attorno alla sua autorevole figura. Sulla data precisa dell'arrivo di Dante a Ravenna ancora si discute. Che si tratti del 1318, del 1319 o addirittura del 1320, poco importa in realtà, se rimane certo il dato che vede il poeta a Ravenna, anche prima di risiedervi stabilmente presso la corte di Guido Novello da Polenta, in visita nel 1303 e poi nel 1310, per conoscere quel tesoro di luce che già a suo tempo rendeva la città unica al mondo. Così è tuttora, se si considera la quasi totale scomparsa dei decori che ornavano le chiese erette tra V e VI secolo a Costantinopoli, in Palestina e in Siria. Per comprendere l'effetto che questi mosaici poterono generare nel poeta, nell'ultimo soggiorno, ma anche in quelle prime visite semmai fugaci, è bene valutare le caratteristiche complessive della città al tempo di Dante, poiché l'aspetto alquanto dimesso del centro abitato doveva creare, rispetto ai tesori musivi di cui fungeva da scrigno, un contrasto
assolutamente particolare e unico. All'inizio del 300 Ravenna distava circa 2 miglia dalla costa, era delimitata ad est dalla fitta fascia dei Pineti, a nord dal fiume Montone, a sud dal Ronco e a ovest da terreni solo in parte bonificati. Quella stessa palude che è regimentata, controllata e intesa come valido baluardo rispetto alle eventuali incursioni esterne, quella che aveva convinto Onorio all'inizio del V secolo a trasferire proprio in quella città la sede della corte imperiale, ormai abbandonata all'inizio del secolo XIV, era rientrata in città sotto forma di fiumicelli e canali limacciosi, per cui Ravenna viveva, come suggeriva Vasina, in una sorta di precario equilibrio fra acque dolci e acque marine. Alle case povere, fatte di malta e coperte di canapalustre, si affiancavano la torre civica, eretta nel secolo XII, e i rari palazzi signorili, quelli dei Traversari e dei Polentani, che pure non mostravano particolari elementi di prestigio e che non potevano neppure lontanamente ricordare quello veronese di Can Grande. Vi erano però le chiese, numerosissime, quasi 200 per una popolazione di circa 10.000 abitanti. E tra queste si distinguevano ancora le costruzioni riferibili ai secoli V e VI, provviste di atri e quadriportici e decorate al loro interno dai mosaici originari, ancora in gran parte conservati. Un tesoro unico, difficilmente intuibile e abilmente camuffato dall'umile laterizio delle cortine murarie esterne, in un significativo contrasto fra semplicità manifesta e ricchezza interiore, che certamente suscitò stupore e assoluto compiacimento nel poeta. Se la foresta acquisiva nel canto 28° del Purgatorio le sembianze della pineta, che si estendeva fitta e intricata, quasi senza interruzione sul litorale adriatico dal Reno sino a Classe, è allora possibile vicina Ravenna corrispondesse concettualmente, idealmente e anche forse inconsciamente, come naturale riflesso della memoria, all'esplosione di luce e colore di cui l'Empireo si connota e di cui i 9 cieli che vi tendono si arricchiscono di grado in grado. D'altra parte a Dante, osservatore attento di forme e contenuti, non sarà di certo sfuggito il senso di quegli esametri a lettere d'oro che nella zoccolatura del vestibolo che mette nella cappella degli arcivescovi ancora recitano «Aut lux hic nata est, aut capta hic libera regnat». O la luce era nata lì, oppure catturata in quel luogo viveva libera, e quel luogo era la città dove il poeta trascorse gli ultimi anni della vita. Frequentando gli edifici di culto di Ravenna tardo antica, Dante poté certamente cogliere la vera essenza di quell'arte dall'intenso contenuto simbolico, capace di indirizzare il fedele al cielo senza mai indugiare sulla coerenza naturalistica delle forme e delle relazioni prospettiche. Quelle luminose e cangianti dei mosaici erano immagini concise, totalmente allusive, smaterializzate e prive di tutti quegli elementi sensibili che potevano in qualche modo ostacolare l'espressione della trascendenza e della spiritualità. Quell'arte profondamente astratta ed evocativa aveva già codificato rappresentazioni simboliche dei beati nell'Empireo, aveva già ideato figurazioni sintetiche e intensamente allusive al divino che si fa palese e al suo trionfo. Come ho avuto modo di approfondire in altra sede, l'arte romanica e poi quella contemporanea al poeta, che con il Pisano nella scultura e Giotto in pittura muoveva verso una rivoluzionaria riconquista del vero, distanziandosi proprio rispetto a certi stilemi tipici dell'arte bizantina, quelle arti erano servite come spunto per la creazione di immagini poetiche che potessero rammentare i patimenti dell'inferno
e percepire la tangibile e di nuovo terrena consistenza del percorso di purgazione. Dovendo ora figurare il paradiso e dunque rappresentare l'indescrivibile, le immagini di Ravenna bizantina, anagogiche per eccellenza, poterono fornire al poeta gli spunti necessari per dare corpo a immagini incorporee e infondere un movimento fittizio a ciò che in definitiva è immobile ed eterno. Le corrispondenze rilevabili fra le terzine, oltre a indurci a considerare la fonte figurata come probante di una presenza, di un contatto reale e profondo con i luoghi, ci testimoniano difatti, da un lato, l'emergere potente di certe figure cui Ravenna concesse particolare risalto fra i suoi mosaici, dall'altro l'adozione consapevole di specifiche composizioni figurate utilizzate per concepire l'immagine poetica, adoperate per rafforzare, approfondire e riempire di significati la situazione o l'evento descritto. Fra le figure che significativamente il poeta sceglie di chiamare in causa perché probabilmente sollecitato dalla rilevanza e dalla frequenza con cui il personaggio in questione veniva raffigurato fra i mosaici ravennati, via San Lorenzo, Exemplum Fortitudinis, nel canto quarto del Paradiso. L'immagine del martire romano arso vivo durante la persecuzione di Valeriano nel 258 d.C. è quella che vedete e che immediatamente ci si para di fronte entrando nel sacello cruciforme cosiddetto di Galla Placidia. La sua figura bianco vestita si dirige con determinazione verso la graticola fiammeggiante, dove col sacrificio della vita il santo darà testimonianza salda e imperturbabile di quella fede che i Vangeli, allineati nell'edicola, vogliono richiamare. Simbolo qui intenso di quella forza d'animo di cui Dante voleva rendere conto nel canto in cui invece descrive l'azione della giustizia divina nei confronti degli spiriti difettivi, Lorenzo, era anche il santo titolare di una basilica fondata dall'imperatore Onorio nel sobborgo di Cesarea che separava Ravenna da Classe, scomparsa solo nel secolo XVI e dunque presumibilmente visitata da Dante. E visitata durante semmai quelle passeggiate per la triste pianura che mette in Pineta, evocate da Carducci. Ricordata da Sant'Agostino in un sermone composto nel 425, la chiesa era, secondo quanto si legge nel Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, mirabiliter decoratam musiva aurea. Vi erano quindi mosaici a fondo d'oro, ancora lussureggianti quando nel IX secolo lo storico Agnello li cita nel Liber, senza descriverli, tuttavia. Visto il rilievo che Ravenna riserva a Lorenzo, che anche nella processione musiva di Sant'Apollinare Nuovo si distingue dagli altri santi per il colore dorato della tunica, possiamo facilmente immaginare che nella chiesa di Cesarea, a lui dedicata, il racconto del suo martirio occupasse uno spazio senza dubbio di rilievo. Un ruolo paragonabile a quello che Dante gli attribuisce nel quarto canto del Paradiso, lasciando che sulla scelta dell'exemplum fortitudinis influissero, emergendo semmai dalla memoria dove avevano lasciato un segno, certe immagini musive ravennate dalla grande forza espressiva e dalla inusitata potenza evocativa. Così la figura dell'imperatore Giustiniano, che nella commedia pervade della sua autorità l'intero canto sesto del Paradiso, può aver colto Dante dal mosaico della Basilica di San Vitale la funzione atemporale e astorica di quell'immagine regale che solo vagamente allude all'oblazio Augusti, ma che soprattutto incarna l'esaltazione del potere politico imperiale sorretto dalle fedeli milizie terrene, affiancato dall'autorità della Chiesa Cattolica Ortodossa e giustificato, come già affermava il Chiarini, dalla
teologica dipendenza dal Cristo pantocratore che nell'abside trionfa sul globo turchino fra le milizie invece celesti. La sintonia con il testo dantesco è, come si capisce, impressionante. Se poi si tiene conto del fatto che nella Basilica di Sant'Apollinare Nuovo un altro mosaico, ci atteniamo ancora alla testimonianza del Liber Pontificalis di Agnello e a quel poco che dell'opera ci resta, per fortuna proprio Giustiniano, un'altra immagine del sovrano si trovava nella controfacciata di Sant'Apollinare Nuovo e, secondo la testimonianza di Agnello, era auratis decoratam tessellis. Di nuovo l'immagine di Giustiniano nell'atto di consegnare al successore Massimiano, l'arcivescovo Agnello, il diploma di donazione delle chiese ariane e dei loro patrimoni era decorata su fondo d'oro. Possiamo ben capire, quindi, considerando queste due immagini di grande forza espressiva, che se Giustiniano, che il grande imperatore, avrebbe incarnato in ogni caso per Dante, e dunque a prescindere dai mosaici di Ravenna l'impero legittimo, il risalto concessogli nella terza cantica risulta assolutamente equiparabile al ruolo da lui interpretato all'interno dei cicli musivi ravennati. Nel canto decimo del Paradiso, le anime degli spiriti sapienti si palesano a Dante e a Beatrice quali ghirlande di anime lucenti. Benché il poeta proponga anche la similitudine con l'alone che cinge la luna quando l'atmosfera si fa intrisa di vapore, la qualificazione geometrica e circolare della visione rimane preponderante. Sono 12 i beati che, disponendosi in cerchio, formano una sorta di corona luminosa che ruota soavemente sul capo del poeta e della sua guida, come 12 sono le anime sante degli apostoli che nei due battisteri di Ravenna, quello degli ortodossi che vedete ora e quello degli ariani, si dispongono propriamente a formare una sorta di gloriosa rota sul capo di chi osservi e quindi di chi, come fece certamente lo stesso Dante, si fermi ad ammirare il lento incedere di quelle figure. Corone di anime lucenti che nel canto dodicesimo si dispongono a formare due archi paralleli e concolori di anime beate, per i quali di nuovo l'arte bizantina di Ravenna può vantare convincenti precedenti figurativi, in primo luogo nell'arco trionfale, nel sott'arco dell'arco trionfale della Basilica di San Vitale, con Cristo al centro e gli apostoli ai lati, i santi Protasio e Gervasio, e archi davvero invece paralleli e concolori, quelli che sorreggono la volta a vela della cappella arcivescovile. Immagini, come abbiamo detto, utili a rappresentare ciò che altrimenti sarebbe davvero difficile da dire solo con le parole. Può farlo invece un linguaggio pittorico che adotti modalità tipiche del mosaico ravennate, da quelle pareti musive dove la gloria di Dio, come nelle tessere, si spezza in mille tessere mantenendo la sua integrità, dove l'eterno valor, dice Dante, Paradiso 29, 142, 145, poscia che tanti speculi come tessere, fatti sa in che si spezza, uno manendo in sé come davanti, da questi mosaici Dante desume ancora la croce luminosa che nel cielo di Marte accoglie le anime degli spiriti combattenti per la fede e che in un lampo abbagliante rimanda l'immagine di Cristo. Nel catino absidale della Basilica di Sant'Apollinare in classe, il poeta aveva sicuramente osservato il venerabile segno emergere da un cielo di stelle nel grande eclipeo che sovrasta la figura orante di Apollinare e sicuramente ha notato l'immagine del Verbo che balenava all'incrocio dei due bracci. Dalle volte a botte, invece,
del mausoleo di Galla Placidia, dove decorazioni circolari raggiate, campite da fiori stilizzate, disposte su due file sfalsate, su file sfalsate, confondono i propri raggi su un fondale di colore azzurro intenso, può aver tratto le 100 sperule che insieme più s'abbellivano di mutui rai, 100 sfere radiose con cui descrive l'apparizione degli spiriti contemplanti nel canto 22esimo. E ancora, nel mosaico del catino absidale di San Vitale, avrà semmai colto l'idea del bel giardino che sotto i raggi di Cristo si infiora, mirabil primavera, irrorata dai quattro fiumi del paradiso. Questi sono punteggiati di rosse sfaville vive del testo dantesco, canto 3°, 64, ricadono sui fiori di un prato rigoglioso come rubini incastonati in gioielli. Anche le stelle, che Dante apprezza, come sottolinea Boitani, da un punto di vista prettamente astronomico, ma anche metafisico, descrittivo ed estetico, e che pone non a caso a suggello di ogni cantica e del poema tutto, occupano a Ravenna un ruolo a dir poco privilegiato. Per tale motivo gli stupefacenti firmamenti musivi della città adriatica, insieme descrittivi e potentemente simbolici, dovettero certamente attrarre la sua attenzione. Il più antico, riferibile ancora alla prima metà del V secolo, è quello maestoso che ricopre la cupola del mausoleo di Galla Placidia. Vortici di stelle dorate sul fondo blu notte circondano qui il Signum Glorie, la croce d'oro di Cristo vittorioso sulla morte, mentre sui pennacchi si stagliano i simboli dei quattro evangelisti che del Verbo risorto hanno raccontato la storia. Simile, benché ridotto nelle dimensioni e nella potenza evocativa, il cielo che ricopre il catino absidale della cappella arcivescovile, eretta in epoca teodoriciana entro il primo ventennio del VI secolo. Anche qui le stelle di un cielo a un tempo fisico e metafisico circondano d'oro e d'argento la croce dorata che vi campeggia al centro. E poi la croce di Santa Apollinare in classe, inserita nel grande clipeo che al centro del catino absidale evoca la trasfigurazione in un cielo di stelle, il clipeo emerge in un fondo vaiato di nuvole, accolto da Mosè ed Elia e dalla mano di Dio Padre, da cui la luce proviene, cui tutto però, tutto lo splendore ritorna, e la croce si staglia in un cielo magnifico stellato. Abbiamo detto cieli spettacolari, firmamenti inondati di luce, che certo poterono amplificare la naturale propensione per le stelle del poeta e di cui rimangono alcune tracce nella commedia, nei versi della commedia. Essi paiono descritti ai versi 4-6 del 20° canto, quando al tramonto del sole in breve tempo il cielo torna a brillare per molte luci in che una risplende, una luce sola dunque che illumina tutte le altre. E ancora ai versi 28-29 del 23° canto, Dante vede sopra migliaia di lucerne un sol che tutte quante l'accendeva. La luce suprema di Cristo glorioso e trionfante si riverbera sui vortici di astri che l'avvolgono, proprio come accade nel cielo blu indaco del mosaico placidiano, dove la croce del sacrificio e della vittoria del Verbo può essere anche intesa quale vivida evocazione di quell'amor che muove il sole e le altre stelle. Descrivere l'indescrivibile. Rappresentare la visione di Dio, concetto supremo, infinitamente grande, incommensurabile. Nessun paragone con quanto esiste di reale nella natura o nell'arte poteva servire a esprimere il concetto supremo. Nel 28° canto, ai versi 16-39, Dio appare come un punto luminosissimo, così abbagliante che l'occhio colpito dalla sua luce violenta a chiuder conviensi per lo forte acume. Un punto potentissimo, ma anche infinitamente piccolo, tanto che qualunque stella vista dalla terra parrebbe grande come la luna se confrontata con quello.
indivisibile, immobile e contornato da 9 cerchi ignei ruotanti intorno ad esso. Velocissimo il primo e più lenti gli altri, man mano che si allontanano dal centro. Si tratta di un'immagine puramente geometrica, semplice, essenziale e proprio per questo infinitamente simbolica, poiché prevede la rielaborazione totale dei segni che la compongono. L'arte paleocristiana aveva in realtà elaborato un segno dalle fortissime valenze evocative, che potrebbe in qualche maniera raffrontarsi con questa visione assolutamente astratta, espressa da Dante nel 28° del Paradiso, il Crismon, il monogramma di Cristo, formato dalla combinazione e dall'incrocio delle prime due lettere greche del nome Christos, la Chielaro, o dall'unione e intersezione delle iniziali Iota e Chi di Jesus Christos, fu uno dei primi e più diffusi simboli dell'arte cristiana. Un segno carico di sensi e tuttavia conciso, molto diffuso nella scultura paleocristiana, che trovò massima espressione attraverso il mosaico, dove i monogrammi raggiati, circondati da cerchi di luce colorata, si arricchirono del bagliore cangiante dell'oro e si accesero per la profusione delle pietre preziose che ne tempestavano i bordi e le liste. Punti in cui davvero raggiava lume, concettualmente espandibili all'infinito, che Dante poté vedere certamente in molti luoghi, in mosaici semmai oggi perduti, ma che di certo erano frequenti sulle pareti e sulle volte a mosaico di Ravenna tardo antica, così nel mausoleo di Galla Placidia, il monogramma che vedete tra i racemi delle volte a botte laterali. Poi, scusate, devo andare avanti, nella cappella arcivescovile al centro della volta a crociera, a San Vitale in vari luoghi, nello scudo di un militare nel padello musivo di Giustiniano, nell'intradosso dell'arco absidale e sul colmo, il più spettacolare di tutti, sul colmo del medesimo arco. Di certo queste epifanie essenziali e nitide poterono in qualche modo confortare, favorire la visione di quel punto che raggiava lume di Paradiso 28:16, metafora dell'unità e della semplicità di Dio. Spunti figurativi, sia chiaro, che noi possiamo tuttavia riconoscere, trasfigurati come sono e sublimati nei versi. Grazie.